Con Ferrovia Centrale Toscana intendiamo una serie di linee ferroviarie che hanno capo la stazione di Siena. Nel dettaglio di questo video ci soffermiamo sulla linea Siena-Empoli, una linea anche in buona parte a doppio binario, forse un caso unico sull'Italia continentale. Ma la cosa più interessante è che sovente sulle linee non elettrificate si ha un traffico tutto sommato monotono, composto da un unico tipo di rotabile che va avanti e indietro, magari addirittura facendo spola. La cosa bella di questa ferrovia è che ancora, almeno nell'autunno del 2023, quando è stato registrato questo video, la possibilità di vedere materiale variegato, come questa automotrice Fiat che stiamo vedendo arrivare nella stazione di Castel Fiorentino, oppure gli intramontabili D445 con composizione ordinaria. La Toscana è ancora oggi l'ultima regione a utilizzare questi locomotori in regime ordinario sui treni regionali. La consegna dei moderni treni blues di costruzioni Hitachi sta comunque cambiando il panorama ferroviario e quindi la situazione di settimana in settimana è differente. Nonostante tutto, le composizioni col D445 continuano a ricoprire un ruolo importante, vista la capienza che queste composizioni riescono ad offrire. E quindi direi che finché ci sono, sia giusto godercele, come questa che vediamo sbucare in corsa diretta a Siena.